Odi e ami i tuoi vestiti? Beh, grazie alle nostre brillanti idee, non avrai più questo tipo di problema. Fare shopping online può diventare subito complicato. Mi piacciono? No, così no. Ding 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 ding! Abbiamo un vincitore! Ora devo solo aspettare che arrivino. È stato veloce. Servizio di consegna impressionante. Interessante questa scatola. Deve essere lui. È meglio del mio compleanno. Eh? Non ricordo di aver ordinato questi. Ma chi è che indossa pantaloni gialli? E sono almeno due taglie in più. Tanto vale provarli. Ma stiamo scherzando. Sembro un cantante idiota degli anni Ottanta. Non potrai sembrare più stupido. Addio. Niente paure, il tipo coi brutti pantaloni è qui. Sono perfetti come oggetti di scena. Sì, vabbè. E tu che ci fai qui? Che cosa indossi? Scommetto che sono più versatili di quanto pensi. Trovato. Ti dispiace se me li provo? Dai qui. Vediamo. Non sbirciare, Thomas. Sono proprio brutti come pantaloni. Ma come vestito? Ci vuole solo qualche ritocco. Vedi? È perfetto per andare al cinema. Buon per te. Questa stupida cintura è troppo grande. Vabbè. Wow! Sono rimasto impigliato! Qualcuno mi apra! Oh oh! Ho dimenticato le chiavi! Perché questa porta è così pesante? Va più veloce! Io mi odio! Questi denti sono affilatissimi, andiamo! C'è un fabbro qui? Beh, anche il sole va via. Rimarrò bloccato qui per sempre. Tutto per colpa di questa cintura. Almeno so che è resistente. Ma dormiamo un po', va? Thomas? Ehi! Chi è? Adam, grazie al cielo! Sono bloccato nella porta. Dovrei avere una chiave di riserva. Benvenuto a casa, Thomas. Amico, rilassati. Ma poi perché l'hai messa? Non conosci questo trucco? No! Questo elastico tiene la cinghia. Fai scorrere l'elastico sotto la cintura. Quindi intreccialo per tenere la cinghia. Non c'è male, vero? E non rimani più bloccato nelle porte. Sei il migliore amico. Che serata incredibile! Mi tieni questi? Devo solo prendere le chiavi. Ah, sono sempre in fondo alla borsa. Lascia che te le prenda io. Che cosa sono quelle? Ma che mutande ha Adam? Mi pare un po' troppo per un primo appuntamento. Sì, ha visto la mia biancheria. Mettiamo in pausa un attimo. Questo manda all'aria l'intera serata. Forse potrei usare queste bretelle. Ci sono altri modi per usarle. Abbassa i pantaloni ed esponi i calzini. Attaccaci le bretelle. Aggancia la parte inferiore della cintura all'altra estremità. E tirati su i pantaloni. Vedi come la camicia si mantiene bene dentro? E non svelerà più nulla. Ero qua sotto, giusto?
Forse ho le allucinazioni. Ecco le tue chiavi, mia bella. Grazie. Ci è mancato un pelo. Ehi, che succede? Ma che cosa? Ho qualcosa in faccia. Sul serio, che succede? Ho la maglietta al rovescio. Ho camminato fino a scuola in questo modo. Sono un tale idiota. Guarda, adesso tutti ridono di me. Ehi, che sta facendo Thomas lì? So come farli smettere. Tira il braccio attraverso la manica, quindi passaci anche l'altro braccio. Gira la maglietta mentre procedi. Problema risolto. È fantastico. Ora è Steven sotto attacco. Vuoi che ti prendiamo a calci, amico? Ehi! Sto abbastanza bene stamattina. Dai capelli, sopracciglia perfette. Peccato che nessuno dei miei calzini corrisponda. Ci siamo. Ora una camicia. Ma è così stropicciata. Odio stirare. Beh, devo dire che sono piuttosto bravo. Così dovrebbe andare. Sono un vero artista. Ma come ho fatto a farmi sfuggire questi? Che cos'è quello? Sembra fumo o qualcosa del genere. No, è solo Adam che ha appena fatto la doccia. Che c'è, amico? Aspetta un attimo. È esattamente ciò che mi serve. Il vapore è perfetto per stirare i vestiti. E ora aspettiamo la magia. Sta succedendo! Wow! Guarda che roba! Ora è liscia come il burro. Molto più facile che stirare. Lo farò con tutti i vestiti. Sembro o non sembro elegante? Attenta, signore! Questo film è così intenso. Sì, lo stiamo guardando ora. Come sarebbe che non ti piace? Ma guarda che hai combinato! Era nuova di zecca. Scusami. Ma che problemi hai? Ora devo pulire questa roba. Che sciocco che sono. Come faccio a smacchiarla? E se la macchia rimane? Non se ne va. Mi serve qualcosa di più forte. Ma che cosa? Quella è candeggina? Forse posso farci qualcosa. Le cose si fanno interessanti, amici. Stendi per bene la felpa. Spruzzaci della candeggina diluita sul fondo. Qui puoi fare dei grandi schizzi. Poi, con un contagocce, rilascia delle piccole gocce. Lo schema deve sembrare casuale. Vedi come la candeggina sta già funzionando? Mettine quanta ne vuoi. E ben presto dovrebbe assomigliare a questa. Non è fantastica? È ora di metterla nell'asciugatrice. E una volta che è fatta, hai una felpa unica al mondo. Meglio di quanto ti aspettassi, giusto? Devo dire che sta abbastanza bene. Adam, ma è la stessa felpa. Ma come ti è venuto in mente? Alla faccia dei brutti incidenti. Ti senti un po' meglio adesso? Condividi questo video con i tuoi amici. E hai visto questi altri video?
Non dimenticare di iscriverti a 123 Go Boys.